azione. Io so che c'è qui un gruppo di ragazzi che vuol venire ad interpretare qualcosa qui per noi, quindi chiamo la classe seconda della maestra, della professoressa Cannone con i suoi studenti. Al fatto che nella scuola la cultura c'è, quindi molto spesso in Italia soprattutto, ma nelle regioni del sud ancora di più, questa cultura viene considerata quasi come un accessorio. Abbiamo bisogno invece che la scuola venga rivalutata come il luogo in cui si difendono delle idee, che si mettono in pianta stabile delle menti che possano continuare quello che esiste già e che è tutto il nostro patrimonio e portare avanti un discorso coerente. L'ha detto il direttore Vamparana, noi non abbiamo lavoro, ecco, e noi non abbiamo neanche denaro da investire nella scuola, è una cosa terribile. Vogliamo dimostrare oggi che la nostra scuola è una scuola seria, perché molto spesso si dice vabbè la scuola, vabbè i professori, è diventato un luogo comune. Vi farò vedere che la scuola invece è una cosa molto seria, è una cosa che serve per il futuro e speriamo che possa arrivare questo messaggio anche ai nostri governanti. Ho perso il fondo per il nome dei tuoi ragazzi. Lo diciamo dopo, lo dici tu. Sì, grazie. No, questo è il domani. Vergine madre, figlia del tuo umile, alta, più che creatura, tempio infisso d'eterno consiglio, tu sei colei che umana natura, nobilità stessi, che il suo pastore non disdegnò di farsi sua fattura, e mentre tuo si accese l'amore per l'ubicato l'eterna la pace, e così è germinato questo fiore. Qui sia noi meridiana, face di caritate, e giù su intramortali, se di speranza fontana vivace, donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual buon grazia e a te non ricorre sua disianza popolare senza te. La tua benignità non vuol non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente a dimandare per correre. In te misericordia, in te pietate, in te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te saduna, quantunque in creatura e di bontate. Aveva scritto Bernardo, ma felice Maria che conobbe l'umiltà e la verginità. È vero, la sua fu una verginità unica, perché la fecondità non poté poi violarla, ma solo renderle onore. E anche la sua umiltà fu speciale, perché quella feconda verginità non le fece venir meno, ma le diede forza. Del tutto incomparabile la sua fecondità, perché si accompagna alla verginità e all'umiltà. Bernardo parla della Vergine Maria e mette in salto la sua umiltà e la sua semplicità. Ella ebbe un grande onore, quello di essere madre del figlio di Dio. Bernardo ci racconta la forza, la misericordia, la grandezza e l'umiltà di questa donna che viene innalzata da Dio, però resta sempre a livello di noi uomini. Per questo Dante Alighieri scese San Bernardo per dedicare una preghiera alla Madonna. Ella, dalle anime del paradiso, viene paragonata ad una fiamma ardente che non si spegne mai e per l'umanità è speranza quotidiana e forza. La sua bontà supera ogni cosa e i desideri profondi degli uomini vengono esauditi anche prima di essere espressi. San Bernardo conclude dicendo che la Vergine era chiusa in sé tutto il bello del creato. Si dice che i cristiani siano come l'anima nel corpo. È stato possibile solo grazie a lei, che facendo nascere Gesù ha dato la possibilità a tutti gli uomini di purificarsi dal peccato originale. Allora, avete tutti? Esatto. Poi dopo diciamo i nostri nomi. Sposa, mi una domanda tutto questo, sentiamo. Dottor Vamparana, la classe seconda di Via Tirreno le chiede perché anche lei, come Dante, sceglie Bernardo per scrivere un libro? Non mi era mai successo.
che lei me l'ha dato quel foglio. Peccato lo faccio vedere a Simone, lo appiccico in redazione. Anche lei come Dante, poi mi volete far morire. Cioè, io, allora, prima di tutto vorrei dire una cosa. Vergine madre è impossibile. Figlia del tuo figlio è impossibile. Sfido qualsiasi studioso della letteratura a trovare una contraddizione così straordinaria come queste quattro parole. Solo Dante poteva arrivare a queste. Che poi Dante sia italiano ci rende anche ancora più orgoglioso. Vi suggerisco una cosa, se siete appassionati, che mi pare che lo siate, a questo genere di riflessioni, andate a guardare sui libri, perché se non avete la fortuna di andare a Milano è difficile poterlo vedere davvero, ma andate a vedere il Cristo morto di Andrea Mantegna, che è una rappresentazione del corpo di Gesù Cristo morto steso su un giaciglio con la Madonna di fianco. E io ci ho fatto un libro insieme alla prefatrice di Bernardo, Suor Maria Gloria Riva, di cui vi ho detto poco fa, perché per me è una cosa intensissima. Cristo morto, la capacità di mantenere, di rappresentare quella prospettiva, quel corpo in prospettiva rappresenta un salto di qualità nella storia dell'arte. Ci sono tanti passaggi nella storia dell'arte, no? Michelangelo, Signorelli, Giotto che fa la prospettiva, ma Mantegna dà un contributo fantastico alla rappresentatività con quella prospettiva, questo corpo che è palesemente morto, lo capisce anche un bambino guardandolo, che è privo di vita, i muscoli sono flaccidi, una straordinaria capacità di rendere sulla tela qualcosa che ha a che vedere con la morte del corpo. Ma io vi invito a guardare la faccia della Madonna. Innanzitutto è vecchia, come giusto che sia. Se Gesù aveva 33 anni, la Madonna qualche anno in più ce l'aveva. Ma è una faccia distrutta dal dolore e soprattutto dalla fregatura. E questa è la cosa che fa un po' arrabbiare la mia amica suora, sulla quale abbiamo discusso lui. Perché lei pensava, a lei era stato detto che quello non era uno qualsiasi, non era un bambino normale, era figlio di Dio. E quindi lei si trova di fronte, dice, vabbè, finché l'ho visto torturare, picchiare, svillaneggiare, sputacchiare, come, devo dire, magistralmente ha rappresentato Mel Gibson nel suo film su Pet Passion, girato a Matera, come a caso, quindi non lontano da qua, bene, e tutto questo, vabbè, tanto, tranquilli, Dio, oh, mi hanno detto che ero prediletta tra tutte le donne, ma prediletta di che? Come si direbbe di questi giorni a Roma. Me l'hanno ucciso, è un cadavere quello che si trova di fronte a me. La Madonna non può sapere che dopo 3 giorni ci sarebbe stata la resurrezione. Quindi è la disperazione di una donna vera, è quella vergine madre, figlia del tuo figlio. Perché Bernardo? No, alla domanda, perché ho scritto Bernardo? Per una sfida con il rettore della facoltà dell'Università Lateranense di Roma, che allora era Monsignorino Pisichella, mio chiaro vecchio amico, che ha scritto la prefazione di Abelardo, e che mi disse, adesso dopo Abelardo devi scrivere la vita del suo nemico, Bernardo. E io dissi, sì, figurati, antipatico, presuntuoso, integralista, mamma mia, dico, dammi retta, leggi alcune cose sue e poi mi segui. Allora io vorrei introdurre le vostre nomi. Bravissimi ragazzi, ringraziamo lui, la professoressa, e chiedo i complimenti della preside, perché quando io sono andata in queste scuole qualcuno diceva ai ragazzi non sono in grado di affrontare un dibattito con papà.
Sentiamo i nomi, bello forte. Milena. Milena, non fa il nome di lei. Milena Castelluccio. Grazie Milena. Mancusi Nigra. Gala Carmelina. Siete protagoniste oggi, prima il nome potete dire, prima il nome. Martina Palese, brava. Silvia Picerni. La professoressa Cannone. Io voglio un attimo richiamare l'attenzione sull'attualità. La scuola è... Grazie. La scuola è in subbuglio. I professori sono in sciopero bianco. Non si fanno attività extra scuola. Oggi qui per te, Andrea, nessuno ha fatto sciopero. Sono tutti qui per dimostrarti il loro affetto. E un grazie a questi insegnanti, alla preside e agli studenti che hanno superato questo momento tutto e con intelligenza. Grazie. Le domande. Allora, siamo qui. La prima è la seconda di Basilicata, cioè di Lani di Basilicata, con la loro professoressa Rosita Umero. E chiamiamo Chiara Santurrino, Chiara Mattia, Carlo Rassala e Matteo Lucio Ciglio. Rodolfo, fai fare a loro tutte le quattro domande e chiedo a Andrea di fare in modo che tutti possano fare. Allora iniziamo da Chiara Tamburrino, quattro domande tutte di seguito. Andiamo in una sola, già una per uno, scusate. Pensavo quattro a testa. Mattia Lever. Neanche avanti un altro. La prima domanda. Quando lei aveva la nostra età a scuola, andava molto bene in Italia. Va bene, allora tutte quattro, che bello, adesso mi ricordo. Seconda domanda. Come e quando è nata la sua passione per la scrittura? Alla nostra età lei leggeva molti libri? Sì. Qual era il tuo preferito? Quarta domanda. È più difficile scrivere un libro, la sceneggiatura, il film. Ok. Tu sei quello che ha ricevuto... No, c'è uno di voi che ha beccato un applauso incredibile. Noi! In questi tempi ci dobbiamo difendere. Stiamo diventando ignoranza. Va bene. Io ho avuto due grandi punti di riferimento nella mia vita. Ragazzi, grazie. Adesso ci penso io. Ho avuto due grandi punti di riferimento nella mia vita. Il primo in assoluto è stata la mia maestra, che si chiamava Vera. Era una signora di Pola, quindi era una profuga. Quando le mandai, dopo averla ritrovata dopo tantissimi anni, pochi mesi prima che poverina poi morisse, aveva quasi 99 anni, quindi sua età, le mandai il mio Abelardo, Benedetto non l'ha visto, Bernardo non l'ha visto, le mandai Abelardo, mi disse con un po' di voce arrocchita, eccetera. Dice, sì, l'ho visto tesoro, sì. Quanti aggettivi sempre, eh? Era lo stesso rimprovero che mi faceva 50 anni prima. Poverina, non è riuscita evidentemente nel libro. L'altro grande punto, però, voi dovete sapere che questa maestra Vera, a mio padre, disse
nel 1961, è signor Luigi, suo figlio sarà il giornalista da grande, e io ero il direttore del giornalismo scolastico. È l'unica direzione che ho avuto nella mia vita, perché io oggi sono vice direttore, però diciamo che certamente scrivevo molto bene. Però attenzione, perché io sono arrivato al ginnasio che ero un fenomeno, primo della classe, studiavo pochissimo e avevo un trucco: se il professore mi beccava in castagna, non avevo studiato, dicevo ho fatto una ricerca sul tema, e poi utilizzavo quelle che sono le armi tipiche del giornalista, cioè raccontavo un sacco di fregnacce, cioè le intortavo i professori con il mio eloquio, con il sapore di vedere, ma io faccio questo, e la professoressa a volte diceva a mia madre che andava a trovare, cioè si sa, ma devo dirvi la verità, mi ha raccontato cose che nemmeno io, in modo di dire. Per cui io ero felice, tranquillo, dicevo, ragazzi, la scuola si studia, si legge, mi piace l'italiano, la storia, la geografia, però chi se ne frega, cioè, tanto è evidente che riesci a intortare. Un giorno arriva un professore che noi chiamavamo Magilla, ma che in realtà si chiamava Mario degli Innocenti ed era di Firenze, professore di italiano. Ginnasio 1968, non sto a dirvi cosa vuol dire fare il liceo a Milano nel 1968. Forse le vostre insegnanti, le persone più vicine alla mia età capiscono cosa vuol dire, per voi invece è preistoria, però insomma, non era esattamente semplice. Sta di fatto che questo professore, che noi chiamavamo Magilla, per cui mia madre un giorno andò a parlare con il professore e disse: buongiorno, c'è il professor Magilla, sono io, ma mi chiamo degli Innocenti. Magilla è il personaggio dei cartoni animati, è uno scimpanzé. Però i ragazzi mi chiamano così, poveretta mia madre rimase un po' turbata. Il professor Magilla mi chiama, ma parla canto quinto, Dante, Inferno, prego, non avevo studiato, non sono fatto una ricerca. Parlo per mezz'ora. La mia compagna di banco, che era la mia prima fidanzata, mi guardava adorante, come Eloisa Belardi, cioè, mamma mia, questo è proprio... E i miei compagni pure, con ammirazione, guarda come bravo, eccetera. Il professore mi disse, Amparano, quattro, come quattro? Sgomento generale, eccetera. Guarda, a me quelli con la faccia come il culo piacciono molto, e quindi meriti questo quattro, per le stupidaggini, per la verità disse stronzate, che hai detto, accomodati, dopo ti devo parlare. Io rimasi scioccato per sempre e cambiai completamente metodo, e sono diventato, come ho detto prima, sindaco con grande, mi ha inorgoglito quello che ha detto, un professionista che ha un certo valore, peso, eccetera, grazie alla mia maestra e alle sue rosso-blu sugli aggettivi, ma anche e soprattutto grazie al professor Magilla, che mi ha fatto capire che bisognava studiare. A proposito, seconda domanda era come, quando la passione per la scrittura è nata con la lettura. È fondamentale, se non leggi, io ho un figlio, per farlo leggere una fatica. Sapete che cosa mi sono inventato? Che gli scrivevo io gli inizi delle fiabe, gli facevo così, lui leggeva e gli facevo inventare la fine. È stato un bel successo, e prima o poi ci inventeremo un libro sia a quattro mani, io per la testolina di Simone. Però il mio vecchio amico e professore, ahimè, morto meno di un mese fa, il professor Piero Melograni, diceva sempre agli studenti che chiedevano: professore, devo fare la tesi di storia, che cosa mi consiglia? Hai letto Guerra e Pace? Perché se voi non avete letto Guerra e Pace, stiamo parlando di che cosa? Dice, ma cosa c'entra Tolstoi? Qualcuno di voi saprà sicuramente Tolstoi, Tolstoi, scrittore russo, ma quello è l'inizio della storia del romanzo, così come quando leggete Ken Follett, quando leggete qualsiasi libro che dirigiate oggi, nasce da un pilastro. L'altra era come, questo l'ho detto, alla nostra età leggeva molti libri. Sì, questo sicuramente sì, anche perché essendo molto timido, quando andavo in vacanza al mare, a Cerri Ligure, ci mettevo almeno, si stava tanto tempo, all'epoca ci si
andava in vacanza con la nonna, si stava nella casa che i genitori affittavano magari in primavera, no? Adesso non si usa più fare queste cose, però ci stavamo un paio di mesi. Io le prime due settimane le passavo sotto l'ombrellone, in canottiera, con le ciabatte, a leggere. Mi ricordo, il mio primo libro in assoluto, il primo vero romanzo, è stato 20.000 leghe sotto i mari, di Giulio Verne. Io oggi ho una straordinaria collezione di libri di Giulio Verne del 1800, cioè lui era vivente e autorizzava la pubblicazione di questi libri, con delle illustrazioni straordinarie fatte a China. Giulio Verne non è considerato un grande scrittore dal punto di vista della letteratura, più per la sua creatività che non per la sua scrittura proprio, e invece io credo che sia uno straordinario autore, ancora oggi interessantissimo per i ragazzi. Ma il mio libro in assoluto preferito, che rileggo ancora oggi e che considero il pilastro di una parte importante del mio modo di concepire la scrittura, la lettura e la cultura, è Moby Dick di Melville, che per gli americani e per quelli in lingua inglese è il romanzo, l'inizio del romanzo. Per me anche se io poi onestamente, molti mi dicono, vabbè, i Promessi Sposi, voi state studiando i Promessi Sposi? Finiti? No, adesso, per carità, io ho fatto pure il liceo Manzoni a Milano, quindi Alessandro è sempre il nostro punto di riferimento. Però ecco, io non amavo tantissimo i Promessi Sposi, preferivo altri autori, appunto, come quelli russi, come quelli inglesi, come Saro. Io non li richiamo, altrimenti non faccio. No, scusa, di poi. No, va benissimo, abbiamo finito. No, scusa, è più difficile scrivere un libro che la sceneggiatura di un film. Un libro perché il libro necessita un lavoro di ricerca e di approfondimento molto pesante, molto lungo. La sceneggiatura basta un'idea. Io non è che abbia fatto grandi sceneggiature, ne ho scritte una, tra l'altro, sceneggiatura sulla vita di Leonardo da Vinci a Milano, per la mano prima di mano. Ho scritto 19 libri e chiedono, gli editori chiedono il ventesimo, giustamente. Sì, però... sì. Di tutto, ragazzi, saggi di attualità. Gli editori sono bravi a chiedere. Ho fatto un film alcuni anni fa che si chiama Sceneggiatura e Regia, che però è un docufilm, cioè un documentario su quella che forse voi vi ricorderete anche se siete nati, no, forse non eravate ancora nati, Mani Pulite, c'è l'inchiesta a Milano. Ma cosa l'ha già detto perché l'hanno letto? Vabbè, l'avete visto su Wikipedia. Allora, chiamiamo le altre due seconde, che è la seconda di Baglio. Di tempi contemporanei, ha scritto una trilogia su dei libri che riguardano l'età medievale. Lei come giudica la missione e l'operato dei Templari? Cosa ne pensa che sia stato scelto proprio Vaglio di Basilicata per la mostra sui Templari? Dottor Pallarà, la sua recente pubblicazione per la Camera vuol mettere a noi, vuole avvisare quei giovani del pericolo della droga? Ce ne vuole parlare? Allora, andiamo con ordine. Non c'è l'ordine. Temi contemporanei. Ho scritto una trilogia sulle camere d'avale per ritrovare un po' di speranza. Io non mi occupo solo come scrittore di temi di attualità, ma io faccio anche una rubrica che si chiama L'Indignato Speciale. A furia di vedere brutture e squallore del mondo in cui vivo, in particolare delle istituzioni che circondano il mondo in cui viviamo, chi ha avuto modo di vederle in televisione sa di cosa parlo, mi è venuta voglia di andare indietro nel tempo e di scoprire un'epoca che, come vi ho raccontato fin dall'inizio, veniva erroneamente indicata come i secoli bui, nonostante il titolo di un bellissimo libro di un altro mio vecchio maestro, Indro Montanelli, però non
avevo voglia proprio di capire, di approfondire un momento della storia di questa nostra Europa che invece difficilmente a scuola si sorvola un po' su tutte queste cose, perché chi mi ha colpo a arrivare a un certo punto all'epoca moderna. E quindi questo è stato il motivo fondamentale, oltre allo stimolo che mi è stato dato dalla casa editrice Ancora, il cui direttore editoriale è un mio vecchio amico da almeno 40 anni. La seconda domanda è: come giudica la missione e l'operato dei Templari? Nell'epoca nella quale si svolge quest'opera e questa missione, era una missione molto importante, fondamentale, per il mantenimento di un equilibrio. Un equilibrio che poteva in qualche modo essere messo in discussione. Ci sono delle cose che sicuramente sono, a mio avviso, negative in quel momento, nel discorso legato ad esempio alle crociate, perché si andò a toccare il rapporto con un mondo, quello islamico, con la parte migliore del mondo islamico, quella dei filosofi, quella di Maimonide ebreo che dialogava con i filosofi arabi, quella dell'università a Catania, a Palermo, della Sicilia, di Granada. E da lì poi è nato tutto un disastro di cui ancora oggi noi portiamo le conseguenze. Che cosa... Io non ci vedo proprio. Sono oculista, piazzato l'oculista Vittorio. No, la terza era che... Cosa ne pensa del fatto che sia stato scelto proprio Vaglio di Basilicata per la mostra sui Templari? Beh, questo dimostra l'intelligenza dei... come si dice? Vagliesi, Vagliani? Vagliesi. Vagliesi, certo. Perché quando una comunità piccola riesce a trovare uno spunto che porta addirittura a qualche cosa che va non solo oltre il proprio territorio, ma va nell'universalità. E quando parliamo di Bernardo, dei Templari, eccetera, siamo a livello universale, nemmeno dice l'Europa, ma no. Voglio dire, un indiano intelligente, un indiano inteso come dell'India, non come Apache, non può sentire anche interesse verso la storia dei Templari, verso la cultura dell'epoca di Bernardo. E se questa viene associata al nome di una località, per di più in una regione che abbiamo detto prima non è esattamente lo Champagne, o Bordeaux o la Lombardia, va benissimo, anzi è molto bello ed è, state bene attenti a questo punto, è la straordinaria forza dell'Italia. L'Italia non è quella delle regioni e tantomeno delle province. Non entro sulla questione politica, io abolirei le regioni e le province, ma è l'Italia dei comuni, è l'Italia dei campanili, che è esemplare nel mondo intero, perché è da qui che nasce quella storia, quel tipo di organizzazione sociale, quel tipo di organizzazione politica, quel tipo di sviluppo economico. E quindi uno dice che Vaglio è un piccolo paese. Un piccolo paese, certo, ci sono solo 2.000 abitanti, sperduto magari tra le montagne, ma quante cose già ci sono? Ad esempio ci siete voi, che siete il futuro. Io temo che molti di voi non resteranno qua, magari. Ma va benissimo, nell'epoca della globalizzazione mi auguro che fra 20 anni qualcuno di voi dica: ah, mi ricordo Mantana, quello che venne a Vaglio, e magari in quel momento voi siete a Parigi, a New York, a Londra, a Barcellona, a Milano, a Roma, va benissimo. Io stesso sono un milanese che vengo da Roma. Scusate, io vorrei un applauso per te. Visto la quantità delle fonti che lei ha dovuto consultare per scrivere la trilogia, quanto tempo ha impiegato per scrivere il libro? Spara quanto tempo.
Allora, la trilogia l'ho scritta in 4 anni, io sono molto veloce, mi alzo la mattina presto, ci ho lavorato parecchio, anche perché non dimenticate mai che io non faccio lo scrittore di professione, io faccio il giornalista di professione e faccio il vice direttore del telegiornale perché insomma ha una certa responsabilità, un certo peso e ho una rubrica e vado a nuotare e ho pure 2 figli, dico uno grande e uno piccolo, ho una moglie, una famiglia, dei sentimenti e degli amici. Però ho imparato il metodo con il professor Magilla e quindi ho imparato a organizzarmi e a lavorare. Certo, il più complicato di tutti è stato sicuramente Bernardo, perché è quello con più documentazione. Benedetto non c'è quasi nulla di storico, pochissimi libri su Benedetto. Li ho consultati tutti in una biblioteca, ad esempio, a Roma, vicino a Piazza Farnese. Mentre su Bernardo ho dovuto lavorare moltissimo acquistando anche dei libri. Però c'era una domanda su Malacarne. Dopo, bene, non aspettiamo. Bene, la seconda cinque abbiamo qui. Alessia Timponi. Per quale motivo hai scelto come titolo Il chiostro della strada? Scusa, per quale motivo ha scelto il titolo Il chiostro della strada? Perché ogni titolo aveva un significato, un sottotitolo particolare. Benedetto padre di molti popoli perché era la definizione che allora Cardinale Ratzinger aveva dato a Monte Cassino di San Benedetto. Abelardo era ragione perché era un filosofo, perché era uno studioso, perché era un professore, ma la passione, perché c'era la passione, la ricerca, per lo studio, per il dubbio, che io condivido come ricerca, e anche per l'eroismo. Il chiostro e la strada, perché Bernardo inventa l'ordine dei cistercensi, quindi proprio il chiostro come momento, il chiostro successivo, Benedetto, nei monasteri benedettini non avevano il chiostro, così come non avevano scrittore, lavoro, tutta roba successiva. Il chiostro, ma la strada, perché è stato un uomo che è stato tanto sulla strada, in giro per il mondo, per questo. Francesca Albino. Dicono le professoresse di Potenza che hanno purtroppo il pullman e devono rientrare. Quindi è la professoressa Ungaro che mi ha indicato alcune domande in rappresentanza di tutte le altre. Io ancora ringrazio tutti voi di essere qui. Ecco. Sei una spia degli editori, che vuoi sapere? Sì. Ci vuole, il trentesimo ci vuole. Però... Le domande? Sì. Se lo presenterò sarebbe già più grande. Quali sono state le parole di riferimento su Bernardo? Quali sono state? Le sue. Senti, una domanda. Com'è nata la passione per le crociate? Allora, la passione, le fonti sono state sostanzialmente per Bernardo, principalmente le sue opere, perché Bernardo ha scritto moltissimo. È stato un autore molto prolifico e quindi erano fondamentali soprattutto le epistole, le lettere, perché erano sue. Lui riportava fatti di storia del suo tempo, del suo momento, attraverso le leggi. La mia passione, io non ho mai avuto una grande passione per le crociate, mi ci sono ritrovato, mi ci sono imbattuto inevitabilmente, perché credo che siano state ammantate di tante cose che non erano vere. Sono un convinto assertore che nella maggior parte dei casi le guerre vengono fatte per ragioni economiche, di sviluppo, di impossessamento del territorio, come si faceva una volta, oggi è un po' diverso, insomma. E quindi anche all'epoca credo che ci fosse questa spinta. Resta il fatto che si tratta comunque di un momento di grande fascino per chi vuole studiare la storia, anche perché è il primo grande conflitto fra due ceppi culturali,
tra l'altro poi nascono tutti dallo stesso luogo. E purtroppo lo studio e l'analisi delle crociate oggi è molto influenzato da tutto quello che accade in quel pezzo di terra, in quella area che è il Medio Oriente. E quindi credo che ci siano ancora tante cose da dire, soprattutto da dire vere, non ammantate dalle ideologie. Il chiostro, esso deve essere il bastione della disciplina, nella quale si trova una straordinaria abbondanza di preziose ricchezze, sta scritto a pagina 12. Era un paradiso, una zona protetta, come descrive a pagina 12 del libro, un qualcosa di indispensabile per Bernardo, così come lo è la strada. Bernardo, che fu un modello per i suoi contemporanei, lo è per i nostri contemporanei, lo sarà per i vostri. È il cardine intorno al quale ruota tutto il libro. Perciò mi domando e pongo a lei la medesima questione. Queste tre parole citate nel titolo costituiscono qualcosa di importante nella vita del protagonista, ma anche le parole avventura, chimera, regole, cantico dei cantici, fiorini, lervo, sono parole chiave. Per quale motivo ha scelto proprio quelle e il titolo l'ha ideato prima, durante o dopo la scrittura del libro? Giulia, chi è Giulia? Giulia, rimani in piedi mentre ti risponde. Il titolo, i titoli li devo sempre prima, perché così mi sento influenzato dal titolo e cerco di non andare fuori tema. Per quanto riguarda le parole chiave, direi che è un abstract perfetto, cioè se uno mette dentro quelle parole lì in un database viene fuori Bernardo. E Abelardo naturalmente, Benedetto, cioè quello che è il monachesimo. Oggi io non lo so se la parola chiostro forse oggi ha un significato completamente diverso. Ci sono, io ho un'amica, che l'ho detto, sono Maria Gloria, che sta fondando un nuovo ordine. Quindi la strada è importantissima, al di là del significato romantico che ha l'idea di andare sulla strada, alla John Kerouac, cioè questo vagare, viaggiare, conoscere il mondo. Però non c'è dubbio che strada e chiostro insieme possono rappresentare qualcosa di molto utile per il mondo moderno. Se per chiostro intendiamo il momento del silenzio, della riflessione interiore, sì, ma anche del silenzio, cioè noi viviamo in un mondo dove c'è un rumore assordante, talvolta c'è bisogno di silenzio, e deve essere un silenzio legato anche alla chiusura dei canali di informazione che costantemente ci bombardano. Io penso Facebook, Twitter, Internet, Wikipedia, Google, la televisione, la radio. Qualche volta spegnere mentalmente, non occorre fare reset, spegnere mentalmente tutto e pensare chi sono, cosa faccio, dove vado, cosa voglio essere, soprattutto per un giovane può essere molto importante. Io credo che ognuno di noi abbia un suo metodo, non esiste il metodo. Cristina, vieni qua. Esiste, però c'è una cosa che accomuna i bravi scrittori, io non so se sono tale, ai pessimi scrittori, e ne conosco parecchi. La buona fede, l'importante è porsi di fronte al libro e quindi al futuro lettore facendogli capire che quello che tu scrivi è in buona fede. Sei onesto con te stesso e con lui. Non sei infingato, non sei come prima del professor Magillo. Quello era il metodo sbagliato, cioè l'invenzione, legarsene delle fonti, fingere di sapere, la presunzione di sapere. Prima una di voi ha detto, non so se loro temevano di non potersi confrontare con lei, ma sono io che a volte temo di confrontarmi con i più giovani. Guardate, io figlio di 11 anni, vi assicuro che alcune discussioni con lui, cioè io esco con un mal di testa feroce, perché è sveglio, intelligente certamente, ma perché ha argomenti. Ecco, l'importante è che se vuoi scrivere devi avere argomenti, se sei privo di argomenti lascia aperto.
Chi è? È Cristina, ecco. E no. ce n'è altre curiosità. Sì. Adele ha già risposto, a quella che non ha risposto. Praticamente Bernardo nel libro si definisce la chimera del suo secolo. Sì. Lei, secondo lei esiste una chimera nel nostro secolo? No. Assolutamente, è un altro dei grandi problemi del nostro tempo, è che non ci sono più né Urbano II né Bernardo, ma neanche Benedetto Abelardo. Ci sono delle false chimere, e questa è la fregatura. Poi naturalmente ognuno di noi può trovare dei punti di riferimento. Avete assistito recentemente, c'è stato un dibattito politico, una domanda tipica: chi metteresti nel tuo panteo? No, cioè in quella specie di monumento dove metti tutti. Uno ha detto Papa Giovanni, l'altro il Cardinale Martini, un altro Mandela. Va bene, quelli sono personaggi. Io ho conosciuto personalmente Carol Wojtyła, ho fatto un viaggio straordinario con lui. Ecco, quello sicuramente era una chimera del suo secolo, come lo è stata Madre Teresa, per fare un nome. Ma guardate che una chimera del suo secolo può essere stato anche Stalin o Hitler, nell'orrore delle loro scelte. Siamo in un momento, a mio avviso, un pochino di crisi. Non vedo grandi fenomeni all'orizzonte, ma questo può essere una mia forma anche di pessimismo. Quanto al fatto di fare o meno giornalisti, detto quello che vi ho detto, cioè che preparati a un momento di grande sfiga, rabbia, delusione, eccetera, se sei convinta di farlo, fallo, perché ci arriverai. Perché se uno è convinto di fare una cosa, io sono profondamente convinto che l'impossibile non esiste. A meno che uno voglia scale, l'Everest, a piedi nudi, magari quello è un po' un azzardo, o pensare di vincere il campionato se hai una squadra un po' pernacciata. Viene visto, cioè, l'uomo, e quando può essere vero, oggi, questa, cioè, può essere realizzato l'altro giorno. Prima di chiedere ancora a Cristina, non avevo trovato tutte queste cose, tu avessi abbandonato tuo dovere per diventare nostro. Ma figurati, in maniera più assoluta, no, ma questa è la forza. Cioè, ma adesso fa? No, ma perché, cioè, io sto benissimo, cioè, anzi, vorrei avere di più. Scusate, questi libri hanno venduto bene, normalmente, però se io avessi potuto vendere 2 milioni di copie, sarei qui con voi e sarei molto più felice. Perché non sono, perché ho qualcosa che mi ha insegnato mio padre. Non sono un ipocrita. La scelta del mondo, come Maria Gloria Riva, mia amica sua, ha fatto una scelta incredibile. Era una donna ricca, benestante, figlia di una famiglia importante a Monza, eccetera. Era fidanzata con un bellissimo ragazzo, mi dicono. Lei stessa era anche una bella ragazza, molto intelligente, impegnata politicamente, aveva tutto per poter fare quello che poi ha fatto, cioè insegnare. Lei parla di arte, di cultura, come se parlasse, come in un bar, si sente parlare di calcio, però sta parlando di arte e di cultura. E però ha scelto di diventare monaca. Io no. Dopo un incidente, sì, vabbè, ma non è che, guarda, ti assicuro, escludo che se, io mi auguro di non avere incidenti, però escludo che se ho incidenti posso fare una scelta di questo tipo. Lo invitiamo, visto che parliamo adesso di Malacarne, per la prossima domenica venire a parlare eventualmente di questo testo, cioè, da voi. Allora, se volete vi do solo uno spunto di riflessione su questo libro Malacarne, che voi potete elaborare, dopodiché, siccome sono sicuro che voi usate il computer, allora io ho un indirizzo di posta elettronica che è molto semplice, perché è andrea.pamparani@mediaset.it. non scrivete il tema se avete voglia, non è un compito, è uno scambio se ci avete voglia. Non scrivete da Gino piuttosto che da cioè, perché sennò io, ricevendo mediamente dalle 650 alle 700 mail al giorno per posta personale e inviato speciale, non vi becco, insomma. Mettete da Baglio,
oppure dalla Basilicata, così capisco che siete, anzi, dalla Basilicata, ampliamo così capisco che siete. L'unico spunto di riflessione che ti do è questo, perché voi siete grandi e forse, io non so qual è la vostra, il vostro stile di vita extrascolastico, però insomma, di solito poi avete la fortuna di vivere comunque in una zona abbastanza tranquilla, perché il libro Malacarne parla soprattutto della diffusione dell'Andrangheta, che è la più potente mafia in questo momento al mondo, in relazione ai suoi mostruosi guadagni nel traffico internazionale di stupefacenti, cocaina in particolare, ed ecstasy, infiltrandosi nelle grandi organizzazioni finanziarie, commerciali, imprenditoriali del nord, in particolare della Lombardia, ma anche a Roma, ad esempio. Bene, voi dovete sapere una cosa, che per ogni pasticca di ecstasy, dovete fare gli indignati perché la legalità, che schifo la politica, sono tutti corrotti, Berlusconi, Fiorito, quell'altro, quel su, giù, la Chiesa. No, perché in quel momento quella pasticca aiuta e dà soldi ai criminali. E quindi ci sarebbe una contraddizione in termini. È inutile fare i fenomeni in piazza dicendo viva la legalità, la cultura non si tocca, la scuola. È vero, avete perfettamente ragione. E come siete? Ma sappiate che quella roba che circola nelle strade delle nostre città alimenta economicamente coloro che veramente detengono il potere, le imprese, le banche, le istituzioni sono impregnate di criminalità organizzata, che in Italia in particolare in questo momento hanno il nome di 'Ndrangheta calabrese. Questo discorso io l'ho fatto a un migliaio, dicevo prima di Vittorio, a un migliaio di vostri compagni dei licei di Siderno, Locri, Platino, San Luca, posti che voi leggete sui giornali solo ed esclusivamente in relazione a stragi, arresti, pentiti e cose di questo genere. Ebbene, molti di quei ragazzi, i loro padri, i loro nonni, i loro zii, i loro fratelli e qualcuno anche la loro madre e sorella, erano in galera latinante. Quando io ho parlato di Falcone e Borsellino, ho raccontato che Falcone era un mio amico, avevamo un rapporto di stima, di amicizia, si sono alzati in piedi, hanno fatto la standing ovation, gli applausi, e io ho detto loro, ma che cosa applaudite? Voi non è me che dovete applaudire perché ho citato Falcone, è facile mettere il poster di Che Guevara in camera, ma è molto più difficile fare la produzione. Che non la fate, se no fate i cretini come facevamo noi, no, nostri padri nel 68. È facile avere il poster di Falcone e Borsellino, ma è molto più difficile respingere fin dall'inizio ogni possibile complicità con la criminalità organizzata. Altrimenti è tutto finto, altrimenti sono come quelle pie donne che vanno in chiesa e tra un giacolatore e l'altro spettegolano o addirittura fanno di peggio nella loro vita privata. Ma è importante questo, perché guardate che il potere che ha la criminalità organizzata sulla nostra, uno dice ma no, ma mi interessa, io non c'entro niente. Tutti noi c'entriamo, tutti noi c'entriamo, ma non solo per la droga, proprio perché quel danaro è quello che circola. Il prodotto interno lordo italiano è sorretto da due cose, dalla criminalità organizzata e dall'evasione fiscale. Vi sembra possibile? Non vi sembra accettabile, sapendo i sacrifici poi che fanno anche i vostri genitori, secondo me, le tasse e tutto questo. Quindi, mi raccomando, questo è fondamentale. Volete riflettere con me su questo tema, anche su Bernardo, cioè non è che mi tiri indietro, anche su chi vuole diventare giornalista, senza ovviamente pensare che in questo momento possa venire a fare uno stage al TG5, perché mi capita anche questo. C'è un indirizzo di forza del quale che scrivete. Dice, è una figura che si deve rispondere. Beh, cioè, mi avete conosciuto, mi sembra di aver dimostrato che è uno abbastanza normale. Insomma. Io rispondo perché mi diverto.
mi divertono molto di più i colloqui con i ragazzi, che non certi noiosissimi incontri con personaggi o peggio con i colleghi paludati, che hanno scritto 3 libri e sembra che abbiano scritto la Divina Commedia. Però ecco, qui per esempio ci sono le varie lettere di nomina dell'Ottocento, ci sono anche come dire, le varie successioni, i vari documenti di nomina, però ecco, è un po' come dire, quel periodo che si rifà a questi costumi, così cosiddette. Questa è la statua che abbiamo recuperato, ma è stata presentata anche qui a Tamburini, vedete le posizioni veramente riprodotte da quelle che c'erano in precedenza, è stata ricostruita, riassemblata più che altro. Tenga conto che i materiali sono anche, come dire, piuttosto precari, si tratta di cartapesta, gesso, sì, resine, per cui, ecco, per cui lavorare su questi tracciati, fino alle prime rispetto alla grandezza del sacro. Questa potrebbe addirittura riferirsi all'ultimo che hanno messo i templari, Bernardo Jean de bruciato sulla Senna. Il Magister Militium potrebbe anche riferirsi direttamente a lui. Bernard de Fontaine, non lo sappiamo. I materiali però, io ho seguito un po' l'attività di restauro, le posso dire che non sono proprio quelli locali. Per esempio delle malte che sono state trovate all'interno si rifanno un po' diciamo a dei materiali che sono probabilmente di provenienza francese, così come pure le lacche che abbiamo trovato in un ossido di ferro, che non sono veramente diciamo rintracciabili in una cultura locale ancora quattrocentesca, assolutamente no. O quantomeno questa sarebbe la prima, il primo attestato di utilizzi materiali che non sono proprio locali, per cui io escludo che possa essere stata prodotta qui. Probabilmente portata, così come tanti altri materiali rintracciati in area lucana che sono state portate, per esempio dal Medio Oriente, certo. E non è questo il caso. La mostra poi, gli scavi in Florenza che sono stati rintracciati, la famosa pietra misteriosa con Sator, Are, Potere, questa recuperata in Val d'Aosta, anche l'altra benissimo, non esiste anche punto veridiero. Perfetto. Queste sono sicuramente al periodo dei Templari, non sappiamo se siano state utilizzate direttamente ed esclusivamente da loro, perché la corona di Francia, e poi appunto quest'ordine ha vissuto tutta una serie di trasformazioni, le varie corone, la spagnola, la spagnola, la francese, per raccogliere un passamento. Ma la cosa straordinariamente anche sotto il profilo della critica ci sono state, ma nessuno mai diciamo li ha indagati. No, ma poi è necessario sempre interrogarsi. Sì, erano normanni i pellegrini prima ancora di partire per la santa depositarono la famosa lettera di Cambio, il famoso documento di Cambio, questo diciamo è un oggetto ovviamente umano secondo quello che indicava Bernardo. Diciamo anche una cosa, questa macchina di subito, sarebbe oggi impossibile vivere secondo diciamo. Questa è la risoluzione attuale, molto tante volte, ormai è come dire la missione degli antichi templari è completamente esaurita, oggi ci viene meglio assolutamente. Veramente curioso, per esempio, qui parla di Napoli, parla di siano, bravo, li abbiamo tolte perché insomma, creavano un po' di però li abbiamo, come dire, note, diciamo, di persone, di tali persone.
cose che ho voluto a me, che ci è piaciuto comunque esporre, perché insomma ne abbiamo tanti altri materiali di bambini. E questi invece sono gli atti del processo, che le conoscerà sentiti. E sa benissimo che però insomma io le devo dare mi rendo conto che il peso è quello che è. E questo dipinto tematiche scientifiche di Bernardo. Innanzitutto non è un libro, e quello che leggiamo è solo il 40% dell'opera in sé, ma raccoglie tutti gli studi con pareri contrastanti e favorevoli, e che ancora diciamo, continua a suscitare, come dire, più che altro curiosità, restituisce dopo 5 secoli da Torino, in occasione di quella mostra questo foglio è stato indagato dall'Istituto Superiore del Restauro per alcuni problemi di conservazione. E così anziana si è ripercorsa la problematica del 600, ha riaperto questa problematica delle conservazione. Qui invece vediamo Leonardo Giovane con i capelli biondi, e che ovviamente le datazioni in questo caso sono state prima individuate, sono state recuperate dai carabinieri del gruppo Racis di Roma, sul quale poi si è lavorato su tante altre tavole di potere olandesca, però purtroppo questa compatibilità non si è mai avuta. In questo caso abbiamo avuto tre interrompenti, di cui due non sono confrontabili perché non presentano un documento straordinario, ma purtroppo appartengono a polpastrelli, in questo caso diciamo non ancora indagati, e mentre un'altra è proprio, come dire, uguale o comunque riferibile all'impronta lasciata da Leonardo nelle ombreggiature della collana di Etta, che è suo. E quindi dicevo, ovviamente è un'opera che ha necessità di essere recuperata sotto il profilo della conservazione, messa a posto, che la pena non c'entra niente, è stata aggiunta nel 2005, quando poi diciamo, abbiamo avuto anche contezza delle ultime vicende di questo ordine. Ma la cosa straordinaria è l'assemblaggio delle tavole. Sopra ci sono due praticamente resene trapezoidali, sopra e sotto, mentre dietro ci sono due elementi rettangolari che non hanno nulla a che fare con la tavola. Cioè un sistema di, come dire, tra l'altro raccontato, spiegato bene anche nell'ultima pubblicazione, c'è un risposto assonometrico. Tutto questo consente di innestare queste varie tavolette senza collante e senza mai appunto che questo supporto potesse mai imbarcarsi. Sono state apposte di appena. Faccio vedere un altro particolare su questo quadro, e che a seguito della pulitura della tavola è emersa questa scritta al contrario, vedete la scritta visibile. L'abbiamo indagata, abbiamo cercato di capire se fosse lui, se fosse quantomeno dell'epoca, se fosse sua, se fosse una goliardata del tempo. Innanzitutto è dell'epoca. Molti caratteri, diciamo che ultimamente gli studiosi si stanno proprio dedicando tanto a quella scritta, perché c'è materiale riferibile, materiale autografo direttamente riferibile a quella scritta e alla passione di Leonardo per gli scritti di Orazio. Questa, diciamo, la dice lunga anche sulla questione del ritratto rappresentato in quel modo lì, che non è più lontano dal Platone della scuola di Atene di Raffaello Sanzio. Tutto questo, ripeto, si intreccia con una serie di proposte che si sono, di interrogazioni che sono fatte nel tempo. Del resto le attribuzioni sono una delle cose più divertenti. Ah, sicuramente. Non so se hai visto su Sky, è stato mandato in onda da Sky Arte. È bellissimo il dibattito che nasce, è questo, quell'altro. No, guarda, questa linea non può essere sua, no? Questo sfondo in realtà. Ma io mi ricordo che è bellissimo. Infatti la parte c'è di più. Se diciamo tutti i musei veramente valutassero l'idea di iniziare ad indagare
sotto il profilo scientifico, e mi riferisco ad una buona indagine diagnostica, le opere che hanno nelle loro collezioni, potremmo trovarci di fronte a... Sì, sì, assolutamente. A disastri. 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 Posso dire una cosa? Dottor Pamparana, dopo questa visita in Lucania a Baio in questo museo, cosa ricorderà di più di questa, esperienza? Ma senz'altro il colloquio con i ragazzi, che mi ha molto entusiasmato, direi, perché ho trovato sia nei più piccoli che nei più grandi una passione per la conoscenza, per la ricerca, la curiosità che non poteva certo derivare solo dal fatto che c'erano gli insegnanti, e quindi in una sorta di doverosa partecipazione, ma dentro di loro distratti e anche magari un po' annoiati. No, ho visto proprio un interesse, un entusiasmo per le cose che sentivano dire, veramente bello. Ecco, di questi tempi non è cosa da poco e ti dà anche un segno di speranza per il futuro. E un'altra domanda, e le volevo chiedere, la Lucania è una storia perduta, potrebbe scrivere qualcosa su questa storia perduta che lei ha giustamente menzionato durante la conferenza? Sì, io credo che le storie non siano mai perdute. Le storie sono storie. Alcune hanno la S maiuscola, altre apparentemente hanno la minuscola. Credo però che una storia di un popolo, che ha origini poi così antiche, perché precede quelle dei Romani, debba essere scritta da un lucano. Cioè, nel senso, perché? Perché deve avere quell'amore, quella passione, quella sensibilità che io, ad esempio, metterei e avrei se dovessi raccontare la storia della mia terra di origine, cioè della Lomellina, un altro paese, un'altra zona di cui si parla solo per la nebbia e le risaie, ma che in realtà invece è stata qualcosa di più. E quindi penso che, però penso che sia importantissimo, perché come ho avuto modo di dire anche ai ragazzi, magari suscitando in loro qualche sgomento e qualche perplessità, l'Italia non è la terra delle regioni e delle province, che sono una forzatura politica, storico e culturale recentissima, ma è l'Italia dei comuni, dei campanili. E penso sempre con lo straordinario programma di Enzo Tortora e Febo Conti che si chiamava Campanile a Sera. Grazie. Grazie a voi.